Oggi qua. Scoperto a Napoli un mercato nero di farmaci salvavita. I carabinieri del NAS hanno eseguito questa mattina 5 provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, tutte impiegate nel settore farmaceutico, dipendenti di grossisti e deposito farmaci, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e riciclaggio di farmaci provento di furto. Avrebbero rivenduto farmaci rubati a prezzi inferiori a quelli di mercato a grossisti e farmacisti compiacenti. Indagate altre 32 persone. Associazione per delinquere finalizzata al reato di truffa ai danni di anziani. I carabinieri della compagnia di Caserta hanno eseguito 15 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capovetere nei confronti di altrettante persone, tutte provenienti dal napoletano. L'indagine coordinata dalla Procura di Santa Maria Capovetere ha consentito di scoprire 37 truffe perpetrate in danno di anziani nel periodo tra giugno e ottobre del 2016, che hanno sfruttato al sodalizio criminale oltre 40.000 euro in contanti. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno identificato e arrestato i tre individui che il pomeriggio del 23 marzo si erano resi responsabili di una rapina a mano armata ai danni di un gioielliere stabiese. Domenico Palma, 43 anni, Antonio D'Agostino, 41, entrambi di Giugliano, e Giovanni Brano, 46 anni, il basista di Castellammare, sono ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso, lesioni aggravate, porto e detenzione illecita di arma clandestina e ricettazione. Il caso fece enorme scalpore e finì sui media nazionali. I militari sono arrivati alle loro identità mediante l'analisi delle immagini di diversi circuiti di videosorveglianza pubblici e privati, intercettazioni, riconoscimenti fotografici e dichiarazioni dei testimoni e della vittima. Inchiodati dagli indizi raccolti dai carabinieri, questa mattina sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Uomo di 48 anni arrestato dai carabinieri mentre scarica dall'auto 606 stecche di contrabbando a Secondigliano, alla periferia di Napoli. I carabinieri, insospettiti dai suoi movimenti, lo hanno seguito e bloccato e poi hanno perquisito il suo appartamento, trovando alcune buste appena scaricate con le sigarette di contrabbando. Di qui l'accusa di violazione delle norme sull'importazione e la vendita di tabacchi lavorati esteri. Denunciata anche la convivente del 48 ottenne in concorso per lo stesso reato. Paura e traffico in tilt questa mattina a Napoli per un incendio che ha coinvolto un'auto dopo i caselli della tangenziale all'uscita del Corso Malta, sulla rampa che collega l'arteria con Poggio Reale. L'incendio è avvenuto intorno alle 7. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La situazione è tornata presto sotto controllo. Elezioni amministrative in Campania. A Portici torna sindaco Vincenzo Cuomo, eletto al primo turno. Un ritorno anche a Pozzuoli, dove è stato rieletto primo cittadino Vincenzo Figliolia. A Pompei nuovo sindaco è Pietro Amitrano. Carmine Sommese riconfermato a Saviano. Raffaele Lettieri ad Acerra. Ballottaggio a Melito tra Amente e D'Angelo. Invece a Ischia è stato eletto sindaco Enzo Ferrandino. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. 7 febbraio.